100 metri allo stacco. In avvio veloce Roini con all'esterno Rapunzel. Roini cerca di superare Rueda. All'esterno di tutti Rapunzel, Rueda conquista in breve il comando su Romea da Pisa, mentre Rapunzel insiste al largo. Al comando si è portato dunque la favorita, mentre Rapunzel ha qualche problemino e si accorda in terza posizione Roini. Rapunzel cerca probabilmente di... no, avanza ancora all'esterno. Non c'è spazio più indietro e quindi in vantaggio Rueda dopo 200 metri in 14,2 velocissimi. Rapunzel all'esterno di Romeo da Pisa, se ne vanno i 400 in 29,5. Alla corda Roini in terza posizione. Precede Remo di Piaggia, Reflex Griff e via tutti gli altri. Intanto se ne vanno i 600 iniziali con al comando Rueda su Romeo da Pisa, Rapunzel che si impegna a percorsi esterni fin dalle prime battute, 46,3. Il passaggio al 600 esce in seconda pariglia Roini che segue le mosse di Rapunzel dopo 800 metri di gara. Al largo c'è anche Reflex Griff che si trascina Risico Daghi. E intanto se ne vanno gli 800 in 1,1,9, sempre in vantaggio Rueda a metà della piegata che porta al chilometro, in seconda posizione Romeo da Pisa, all'esterno Rapunzel con in schiena Roini, poi Reflex Griff per corsi esterne, lo scatto di Roini dopo il chilometro in 1,18,2, viene via in terza ruota Roini, a 500 dalla conclusione sul calo di Rapunzel, ma Rueda accelera a questo punto, in schiena c'è Romeo da Pisa, Roini progredisce ugualmente. Cavalli a 400 dalla conclusione, il parziale ora svelto in 14,6 per Rueda che è in piena accelerazione, avanza anche Reflex Griff che segue direttamente le mosse di Roini e lungo la corda viene via Remo di Piaggia. Ultimi 250 metri, lo scatto in terza ruota di Reflex Griff, mentre Rueda viene attaccata da Roini, alla corda c'è sempre Romeo da Pisa, ultimi 100 metri di gara, lo scatto deciso di Roini, ma quello di Reflex Griff a centropista, cala Rueda. Nel finale Reflex Griff insiste, passa su Roini, vince nettamente Reflex Griff su Roini per il terzo. Forse ancora Romeo da Pisa, ma finisce forte a centropista Remo di Piaggia. La vittoria quindi che premia Reflex Griff e Giuseppe Porzio Junior davanti a Roini e Marco Stefani, due che vedremo nella batteria del Super Frustino dalla prossima alla settima corsa. Saranno ancora loro, insieme a Tony Esposito che guidava Rueda e che è calata nel finale, nettamente nelle battute conclusive. Vediamo invece la bella vittoria di Reflex Griff, 7,90 la quota, Giuseppe Porzio Junior in sediolo, training di Antonio Porzio, il secondo posto per Roini, mentre per il terzo ci sarà forse fotografia fra Romeo da Pisa all'interno e Remo di Piaggia al largo. Andiamo a rivedere le ultime battute. Impressione che sia ancora Romeo da Pisa, ma...